Io sono cresciuto in un ambiente incredibilmente razzista. Sono di Milano, quindi fate voi. Mio padre, quando ero piccolo, una delle poche cose che mi diceva, che riuscivo a capire, era che se facevo una magagna, se facevo una cazzata, lui mi diceva: "Sei un terroncello, va bene". La persona che già aveva una difficoltà enorme a capire quando parlava, però a cui volevo più bene al mondo, che mi stava formando, mi diceva: "Se sbagliavo qualsiasi cosa, prendevo un voto brutto elementare, ero di Cosenza". Questo. E io ora vado in giro per l'Italia cercando di schiacciare fortissimo questo pensiero che ho dentro di me. E però è vero, sono cresciuto in un ambiente mega, mega razzista. Io a 12 anni sono andato a fare una. Sono andato a studiare inglese in Inghilterra, sono andato lì con un mio amico. Sapevamo che in casa ci sarebbe stata una signora con tre figli. Una signora ci ha aperto con un bambino in braccio. La signora era di colore. Lei ha detto: "Oh, you're so nice, you're from Italy. Yes, we are nice. You are not the ma'am we are waiting, you are black. This is where I'm from, baby." Questa è storia vera. E nessuno di voi si è mai comportato in modo razzista? Avevo il mio cane che era razzista, abbaiava le ragazze. Tutti i cani abbaiano i neri. Tutti i cani per girare ogni mattina un ragazzo di colore gira per San Lorenzo e sa che a un certo punto. Ehi amico, erano i cani antidroga, perché i neri hanno la droga, giusto? Tu hai chiuso gli occhi come a dire: "Oh Gesù, perdonami per quella volta". Raccontami cosa è successo. Al matrimonio, quando ha tolto il velo. Che cazzo di sorpresa! È per questo pollo fritto, basket. Eri il testimone tu. Prima di firmare, volevo dire: ottima scelta, signora Jackson. Nessuno ha mai dato dell'ebreo a qualcun altro? Tu che ridi, come dire, quante volte in sinagoga urlando con delle bombe in mano. Non ti è mai capitato di dire a qualcuno: "Sei Madonna, che cazzo di giudeo"? Sai, io penso di poter dire queste cose, in realtà non è vero che le possa dire, però sono mezzo ebreo, che non vuol dire assolutamente niente. Non è un significato. Ho detto questa cosa, ero in Olanda, ho detto: "I'm Alpha Jew". E gli olandesi, che sono neanche gente con le palle vere di essere nazisti, perché loro, quando i nazisti sono arrivati, hanno detto: "Oh, signori, prego". Un olandese mi ha detto: "Alpha Jew doesn't exist. Or you are Jew, or you are not". Però sì, essere mezzo ebreo penso che mi possa permettere ogni tanto, no? Di dire queste cose. Pure sul Natale hanno stravinto. Pensate che brutto essere dei bambini ebrei che ogni notte, la sera di Natale, 24, guardano fuori la finestra e vedono Babbo Natale e gli fa: "Su". Posso dire questa cosa? I miei nonni erano ebrei, cioè io penso che abbiano cambiato religione per quello. Non rosicavano. In effetti, adesso non so come funzioni Hanukkah, però penso che siano dei giorni in cui, più o meno il Natale ebraico, dei giorni in cui dei parenti ti danno pochi soldi. E delle trottole di legno, non lo so, quindi tu sei all'elementare con altri bambini che dicono: "Il 24 arrivano proprio tutti i miei sogni e i miei desideri", e tu...